Controlli, multe e nuove misure sembrano in Italia incentivare le vaccinazioni. L'obbligo del Green Pass rafforzato su trasporti e locali pubblici ha coinciso con un'impennata di richiami e somministrazioni che sono salite a 61.000 alla vigilia dell'entrata in vigore di ieri dalle 42.000 della domenica precedente. Obiettivi non ancora centrati, ma numeri che vanno nella direzione auspicata dal governo. Persone non vaccinate hanno una probabilità molto maggiore di sviluppare la malattia e forme gravi della malattia. Quindi un altro degli obiettivi di questa conferenza è l'ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono ancora vaccinati a farlo. Al pari di Pechino, strada imboccata da Bucarest è intanto quella di restrizioni mirate per stroncare i focolai. Tra i paesi europei con il più basso tasso di vaccinazione, la Romania, nelle sue zone rosse, ha ridotto ad un terzo la capienza autorizzata di bar, ristoranti, palestre e altri luoghi pubblici al chiuso. Misure in alcune città in vigore fino a oggi e di cui presto sarà valutata un'eventuale proroga. Finora relativamente risparmiata, l'Islanda accelera invece nella vaccinazione dei bambini. Al centro del dibattito pubblico, la misura guadagna terreno e convince un crescente numero di famiglie. Ne abbiamo parlato con i bambini, il loro fratello più grande è stato già vaccinato. Avevamo affrontato l'argomento e alla fine hanno tutti convenuto che fosse la cosa migliore da fare. Già avanzatissima sul fronte del telelavoro, la Svezia torna poi praticamente a sistematizzarlo per stroncare l'avanzata di Omicron e la crescente pressione sugli ospedali. Tra le più recenti misure in vigore ancora per 2 settimane, anche la chiusura dei ristoranti alle 23 e la riduzione della capienza tollerata nei luoghi pubblici al chiuso.